Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Ora andrò a fare queste ciabattine. È un video che avevo nel canale un po' vecchiotto e quindi lo rifarò di nuovo. L'ho tolto e vado a rifare queste ciabattine. In questo caso io userò la farina rimacinata di Altamura e la farina di tipo 2, di tipo 1, scusate, tipo 1 Petra. Vado a mettere in autolisi le farine. Ci verso la farina piano piano, un po' per volta. Ne metterò all'incirca poco più della metà. Giro, la faccio assorbire piano piano. Dopodiché lascio in autolisi almeno per 30 minuti, metto un telo sopra e lascio per 30 minuti. Continuo ad impastare. Come vedete l'acqua ne è rimasta poca, molto poca. La metterò poi quando vado a far girare in planetaria. Ora copro con un telo e aspetto che passi la mezz'ora. Passato il tempo, ci verso il licoli. Ok. E vado a far girare in planetaria. Continuo a mettere l'acqua, un goccio per volta. Faccio girare fino ad esaurimento dell'acqua. Se c'è bisogno ne posso mettere anche un altro goccino, però in questo caso no, ne ho usata 380, aggiungo anche il sale. 380 grammi, però calcolando che il licoli era abbastanza liquido, non serviva appunto mettere altra acqua. Ok, ci siamo, ecco l'impasto, ora lo giro sul piano di lavoro. Lo faccio rilassare giusto 5-10 minuti, e poi vado a fare un giro di pieghe. Slap and fold così. Volendo si possono fare pieghe in ciotola. Sì, l'impasto si presenta molto bene. Molto elastico, non appiccica più. Farò un altro giro, lo faccio riposare 15 minuti e faccio un altro giro di pieghe. Questa è una ricetta che trovate anche sul gruppo Nuvola Un amore di pasta madre nei file. Naturalmente, se siete iscritti, se siete interessati, chiedete l'iscrizione a Rosa Di Fonso, che è l'amministratrice. Una volta pronto, ecco qua, l'ho messo dentro la ciotola. Ora copro con la pellicola. E lo lascio lievitare fino al raddoppio. Io per comodità lo metto in frigo tutta la notte. La mattina dopo lo tiro fuori prestissimo dal frigo e lo tengo un paio di ore a temperatura ambiente. Dopodiché vado a versarlo sul piano di lavoro. Bene, ora lo allargo un pochino delicatamente. E vado a fare le pezzature. Con questo impasto io ho fatto 6 ciabattine, ma volendo, se le fate più piccoline, ce ne vengono anche di più, eh? Non ho pesato i pezzi, ho tagliato così ad occhio. Quindi magari qualcuno sarà un pochino più grande, ma non importa.
altrimenti bisogna pesare lì e aggiustare il peso, ma non voglio toccare più di tanto l'impasto. Ok. A questo punto io vado a formare le ciabattine, però la ricetta, diciamo, originale, insomma la ricetta che sta sul gruppo, parla soltanto di fare le pezzature e lasciar lievitare così come ho tagliato le ciabattine. Io però ho preferito appunto formarle queste ciabattine, fare delle pieghe, vedete, e pirlare, preparare i panini in questo modo, anche perché non c'erano molte bolle, quindi se l'impasto era pieno di bolle era meglio non toccarlo, tagliare solo e lasciare lievitare. Ma in questo caso io ho usato la farina di tipo 1, quindi non era proprio bolloso, forse perché ho fatto il passaggio in frigo, non lo so. Ho preferito fare così. Però voi poi, se dovete fare queste ciabattine con la farina 0, potete procedere direttamente tagliando, senza formare, insomma. Ho abbassato, come avete visto, un pochino perché poi si gonfieranno in cottura. Ho messo la semola. Ora copro con un telo e lascio lievitare ancora un paio di ore, credo, un'ora e mezza, 2 ore, vediamo. Seguo poi la lievitazione e decido. Ed eccole, sono passate nemmeno 2 ore, vedete come sono belle lievitate, si stanno quasi toccando. Il forno è a temperatura a 220, ma lo abbasso subito a 200 e poi ancora a 180. Insomma, regolatevi con il colore, non devono essere troppo scure, queste mie anzi sono anche troppo cotte. Naturalmente le apro quando sono fredde. Ed eccole qua. Beh, io direi che sono venute abbastanza bene. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Condividete il video se vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao.